Marco Bosonetto, buongiorno. Buongiorno a voi. E benvenuto, davvero benvenuto qui nel Posto delle Parole per condividere il nuovo libro pubblicato da Baldini e Castoldi, Gli alberi del Nord. Marco Bosonetto ha pubblicato Il sottolineatore solitario, che è stato il suo debutto, era il 1998, e di scrittura ne è passata per arrivare a una scrittura tra il giallo e il nero. Ecco, che cosa ha portato Marco Bosonetto da allora ad oggi a incontrare la scrittura dedicata al thriller? Ma in realtà anche il mio esordio che lei citava, il sottolineatore solitario, in qualche misura ha un'indagine nella sua storia, però è un'indagine in cui non c'è un vero delitto, il delitto è la sottolineatura dei libri. Per cui mi ero divertito in tutto sommato a usare alcuni stratagemmi delle storie di detection, però un po' in maniera ironica, no? Un po' boicottando il genere stesso. 20 anni dopo circa, in realtà mi è sembrato di avere per le mani una storia che poteva essere trattata proprio come un'indagine davvero, insomma, rispettando tutti i canoni del genere. E ambientandola non più nel Piemonte dove sono vissuto tanto, ma adesso a Piacenza, che è diventata la mia città, in un ambiente nebbioso, decisamente diverso da quello che raccontavo nel sottolineatore solitario. Ma credo che per certi versi cimentarsi con il genere e rispettandone i canoni, il genere poliziesco in questo caso, sia una prova che forse qualsiasi autore prima o poi deve fare, senza lasciare troppo spazio alla fantasia, ma in qualche modo usando dei vincoli precisi, ovviamente senza rinunciare alle cose che mi piacciono, per esempio una scrittura a mio avviso curata e anche uno sguardo sul mondo oltre il delitto in sé. I noiristi, come alcuni vogliono definirsi, dicono di usare il genere poliziesco per descrivere la società, in qualche modo criticarla. E penso che in alcuni casi ci si possa riuscire, io spero di esserci riuscito, insomma. Eh sì, certo, perché il romanzo giustamente segue la teoria del romanzo, il suo percorso, non ha certamente pretese di analisi sociologica, però tra le righe l'autore si può permettere di dare delle indicazioni e delle idee anche su questo aspetto. Marco Bosonetto, partiamo dall'immagine di copertina. Che cosa ci racconta? Beh, ci racconta innanzitutto il paesaggio in cui buona parte della storia si svolge, che è il fiume Po, è molto importante, il delitto avviene sul fiume Po e un pezzo significativo delle indagini avvengono sul fiume Po, il commissario Gastaldi, accompagnato da un meatore, parola che ho scoperto indagando sui mestieri del fiume, il meatore è colui che naviga sul fiume e segnala la sua navigabilità o non navigabilità, in questo caso per un ente che esiste davvero, che è l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po. Gastaldi si fa accompagnare da questo meatore in parecchie dei suoi viaggi, diciamo, sul fiume per raccogliere le tracce del delitto, ho cercato di dare uno spazio significativo a questo paesaggio abbastanza ignoto, perché la pianura padana da un lato è un posto molto antropizzato, coltivato, in cui la presenza dell'uomo è fortissima, però quel piccolo, che neanche tanto piccolo purtroppo ora sì, nastro d'acqua che è il fiume, conserva una sua integrità, insomma è un piccolo nastro di vita selvaggia in un ambito estremamente invece condizionato dall'uomo, e spero di aver restituito il fascino di questi luoghi a chi leggerà. E qui c'è una dedica che vogliamo conoscere più in dettaglio, Lorenzo Spagnoli, che mi ha insegnato a odiare, amare la sua città. Lorenzo Spagnoli era mio suocero, il padre di mia moglie, era un urbanista, è mancato 5 anni fa, della città dove io vivo ora, appunto Piacenza,
e mi ha insegnato ad amare odiare la sua città, che ora è la mia, Piacenza, nel senso che quando uno nasce in un posto, ed è un posto oggettivamente bello dal punto di vista architettonico, c'è un patrimonio notevole in questa città, lo ama, ma poi vederlo per certi versi imbruttito o degradato chiaramente fa soffrire, allora finisce anche per odiarlo. Questa cosa che riconoscevo in mio suocero, in fondo la riconosco anche in me stesso, e l'ho passata a Gastaldi, al commissario, no? Che è sempre è dilaniato nei suoi sentimenti verso la città in cui lavora e vive, perché ne vede da un lato la grande bellezza e dall'altro anche alcune grandi bruttezze, diciamo. E quindi mi sembrava la dedica giusta. L'immagine di copertina che abbiamo ascoltato poco fa, raccontata da Marco Bosonetto, è un'immagine di nebbia, e proprio in una fredda mattina di nebbia sulla riva del Po vengono ritrovate impiccate tre donne africane. E questo sembra un caso come tanti altri, e non è un caso come tanti altri, perché non è solamente il trovare già una notizia terribile, tre donne impiccate, ma è, diciamo, poco fa dell'analisi, no? Della società. Qui non possiamo non raccontare anche, non vedere anche un pezzo del nostro vivere di oggi attraverso quello che è successo. E seguiamo il commissario Pietro Gastaldi, e lo seguiamo nei suoi dubbi, nelle sue ansie, nelle sue mancate convinzioni. Ecco, e proprio seguendo queste tracce che apparentemente sono negative, Pietro Gastaldi ci porta a trovare quel lembo di verità necessario, che ovviamente non diremo. Sì, non diremo tutto, certamente, per spiegare meglio quello che lei accennava, cioè il fatto che c'è anche un tentativo di raccontare alcune delle magagne, diciamo, della società in cui viviamo. Un peso significativo ce l'ha il razzismo, insomma, in questa vicenda. Prima lei accennava anche al fatto che Gastaldi è un po' un eroe riluttante, uso una terminologia che mi ha insegnato un lettore, nel senso che in effetti lui è alla vigilia della pensione, anzi il libro si apre proprio su Gastaldi che fa i calcoli con un'impiegata per capire quando potrà andare in pensione. Quindi è altro stato d'animo rispetto a quello di impegnarsi in un'indagine importante, rischiosa, eccetera. Però poi viene trascinato suo malgrado in questa indagine importante e non si tira indietro, diciamo. In molte circostanze ha la tentazione di tirarsi indietro, ma in qualche modo la sua integrità alla fine lo spinge a fare la cosa giusta, diciamo, anche a costo di assumersi dei rischi significativi e anche di scoperchiare alcuni lati decisamente oscuri della società apparentemente sana, ricca e brillante di una città di provincia come Piacenza è, che ha appunto lati decisamente belli e altri brutti. Peraltro nell'anno passato, tra quando il libro era già pronto e poi quando è uscito, alcune cose, non esattamente quelle raccontate nel libro, che dimostrano quanto alcune città, Piacenza compresa, apparentemente ricche e pacifiche, nascondono dei lati decisamente oscuri, sono successe davvero. Per esempio qui è stata arrestata in blocco una caserma dei carabinieri nel 2021. Eh sì, quindi la realtà, come si dice a volte, supera la fantasia degli scrittori. Però qui è un libro che ha una, per così dire, anche un motore musicale, anzi un motore di canzone, perché andiamo a incontrare Billie Holiday e Marco Bosonetto. Sì, il titolo Gli alberi del nord è una deformazione dei primi versi di una canzone resa famosa da Billie Holiday negli anni 30, se non sbaglio, la grandissima cantante jazz.
il testo della canzone dice Southern trees bear strange fruit, gli alberi del sud portano strani frutti. Io l'ho trasformato in gli alberi del nord perché appesi a questi alberi sul Po si trovano delle donne africane uccise. La canzone di Billie Holiday alludeva invece ai linciaggi che negli stati del sud degli Stati Uniti avvenivano in quegli anni. E la canzone in realtà molto famosa è Strange Fruit, Strani Frutti. Per far capire meglio questo collegamento, io metto anche nel libro un concerto a cui il commissario Gastaldi assiste perché suo genero è un tecnico del suono, in cui un gruppo, che peraltro esiste davvero, un gruppo jazz torinese che si chiama Lapsus Lumine, esegue Strange Fruit cambiando le parole, lo dichiara esplicitamente in una scena del libro, è appena avvenuto il delitto, allora il leader del gruppo dice canteremo gli alberi del nord portano strani frutti oggi anziché gli alberi del sud, perché purtroppo l'emergenza razzismo riguarda anche noi che viviamo nel nord Italia. Eh sì, noi che viviamo nel nord Italia in questa pianura padana, ma non solo. E poi troviamo questo commissario Pietro Gastaldi, che ha avuto una vita non così, potremmo dire, con grandissimi successi di investigazione, ma questo non importa nel calcolo della vita e non solo nel calcolo della pensione, no? I famosi 238 euro al mese in meno che avrebbe percepito. Però nonostante questo lui ha ancora la capacità, la voglia, più o meno dimostrata, no? Di portare avanti questa sua carriera che giunge al termine. Non fosse altro perché sente un bisogno, ed è un bisogno morale molto importante. C'è una ragazza che è sopravvissuta a questo terribile atto tragico, e allora necessariamente deve dare una risposta per le donne che sono morte, ma soprattutto per quella che è rimasta in vita, perché quella che è rimasta in vita deve necessariamente avere una dignità, e quindi questa dignità le deve essere ridata. Sì, tra l'altro questa ragazza molto giovane inizialmente non è in grado di comunicare, o meglio, si riprende abbastanza rapidamente dal punto di vista strettamente fisico, ma ci si accorge rapidamente che parla in una lingua che nessuno conosce, neanche l'interprete che lavora abitualmente per l'interno. Tant'è vero che si dà quasi come estinta quella lingua. Esatto, viene poi convocata una antropologa che è probabilmente l'unica altra persona che sa ancora parlare quella lingua, perché appartiene a un gruppo africano del Congo, dello stato del Congo, che è stato sterminato da un gruppo vicino, diciamo, e quindi questa ragazza si trova a essere probabilmente l'ultima parlante, e grazie però a questa antropologa la sua testimonianza avrà modo di esprimersi e di dare una svolta alle indagini. Se devo essere proprio sincero fino in fondo, peraltro l'ho messo nei ringraziamenti finali, quest'idea dell'ultimo parlante una determinata lingua l'ho rubata a un film di Werner Herzog, grande regista tedesco, credo un film degli primi anni 80, fine 70, che si chiama Dove sognano le formiche verdi, in cui accade che un gruppo di aborigeni australiani deve difendere il proprio territorio da una industria che deve fare degli scavi minerari, e a testimoniare a un certo punto arriva un vecchio del villaggio che parla e nessuno lo capisce, nemmeno i suoi vicini, perché la sua tribù è sostanzialmente estinta. Quest'idea mi è rimasta nella testa per un sacco di anni, prima o poi pensavo troverò la storia giusta in cui inserirla, e gli alberi del nord era la storia giusta, mi pare, per inserire questa vicenda. E il grande protagonista a cui faceva riferimento poco fa, il fiume Po, che posto ha in questo romanzo? Ma è un posto importante anche perché poi grazie a persone che lo bazzicano frequentemente, Gastaldi riesce a trovare la pista giusta per risolvere il caso, ed è vero che c'è una
oltre a una fauna tipica, nel senso degli animali, lungo il Po che non c'è altrove, c'è anche una antropologia, diciamo, ci sono anche degli umani molto particolari. Ci sono persone che amano questo fiume profondamente, ci vorrebbero passare l'intera vita e magari non si accorgono di quello che accade alle loro spalle. E sono persone strane perché da un lato hanno di fronte un fiume molto inquinato, che non ha l'acqua cristallina dei torrenti di montagna, tutt'altro, eppure fornisce uno spazio di libertà, di wilderness, oserei dire, che invece le pianure che attraversano non offrono più. E quindi sono davvero persone curiose, bizzarre, con cui vale la pena di parlare, perché sono ultimi depositari di uno stile di vita che va scomparendo. E prima di chiudere questa conversazione vorrei entrare in un tema della politica, anche se sembra che apparentemente siamo lontani, ma questo romanzo bene o male l'attraversa, no, per i temi trattati. A un certo punto c'è, se non ricordo male, Marco Bosonetto, spero sempre di non confondere i vari libri che andiamo raccontando, citato Ennio Flaiano a proposito della politica italiana, ecco, che la situazione è grave, però in questo no, esattamente in questo romanzo, adesso al di là dell'analisi politica con gli occhi attuali, cosa ne direbbe Flaiano? Infatti, quando sono arrivato a quel punto lì, mi sono chiesto: chissà che direbbe Flaiano al di là degli aforismi? Dovrebbe necessariamente inventare un aforisma nuovo, vero? Beh, per la situazione politica italiana oggi o quella che... No, quella di oggi, dentro? Quella di oggi, ai noi. Non lo so se riuscirebbe a dire con la stessa acutezza, è grave ma non è seria. Temo che sia grave e seria allo stesso tempo, anche se poi le modalità in cui le cose si presentano in Italia talvolta davvero sfiora la farsa, però secondo me abbiamo di che preoccuparci. Se avessi l'aforisma pronto, sarei Ennio Flaiano, non lo so. Ma intanto lasciamo Pietro Castaldi ai suoi problemi, ma l'unico problema che non ha Pietro Castaldi è quello di essere bravissimo a fare la frittata. Lo lasciamo scoprire ai nostri ascoltatori, prossimi lettori del nuovo romanzo di Marco Bosonetto, il romanzo intitolato Gli alberi del nord, pubblicato da Baldini e Castoldi. Ma prima di salutarci, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? Dunque, sto leggendo La vita sognata di Ernesto G. di Jean-Michel Guenassia, che è uno scrittore francese, in realtà ha avuto un grande successo con il Club degli Incorreggibili Ottimisti qualche anno fa, e adesso mi era piaciuto molto, adesso sto leggendo quest'altro che in realtà non è recentissimo, ma io lo sto leggendo solo ora. Interessante, una storia inventata tra Praga e Parigi a cavallo della Seconda Guerra Mondiale. Sono all'inizio, ma mi sta prendendo molto. Grazie davvero Marco Bosonetto, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata a tutti.